crack it. E siamo alla terza e ultima parte di 105 Sport, come al solito riservata al calcio a 5, al campionato di Serie A2, che è ritornato in campo dopo la doppia pausa. Lo Sporting Sala Consilina ha vinto una gara importante per la sua permanenza nel secondo torneo nazionale di futsal. Ma prima di vedere il servizio, subito i risultati e la classifica aggiornata. Tra un attimo vedremo tutto il quadro completo di questo turno, che andrà comunque a completarsi sabato prossimo con una sfida che interessa direttamente anche lo Sporting Sala Consilina, ovvero Italpol Roma, due squadre che lottano per ottenere lo stesso traguardo dello Sporting, a cui davvero manca pochissimo, solo un punto. Poi dopo il servizio vi proporremo anche l'intervista in esclusiva con il portoghese Fernando Gomes Leitao, grande protagonista nell'ultima gara di vinta 8-1 allo Sporting, che ha realizzato, in quanto ha realizzato una tripletta. Dovrebbe essere pronto anche il quadro dei risultati che andiamo a leggere insieme ad Angelica. Lazio Active Network 7-6, Mirafin Sporting Sala Consilina 1-8, Academy Pescara Futsal Benevento 0-4, Equositi Futsal Genzano Cus Molise 3-4, Tombesi Fortitudo Pomezia 1-9, Roma Italpol si giocherà il 16 aprile come diceva Gerardo, riposa invece il Nord-Ovest. Vediamo ora la classifica. In testa con 55 punti Active Network Futsal, segue Fortitudo Pomezia con 47, Benevento 45, Equositi Futsal Genzano 42, Cus Molise 41, Lazio 36, Sporting Sala Consilina 30, Italpol 28, Roma 24, Tombesi 23, Nord-Ovest 9, Mirafin 8, Academy Pescara Futsal 6 punti. Ecco, come vedete lo Sporting si è collocato a metà classifica, ora c'è la Tombesi, è quella che rischia di più, ma anche Roma e Italpol cercano di evitare di finire nella zona playout. Ma ora andiamo a vedere le immagini più importanti, gli highlights della gara vinta dallo Sporting Sala Consilina a Roma al Pala Torrino contro la Mirafin. Vediamo. Evandro ancora palla al piede. Paoligno sulla sua sinistra, va da Rengifo, pressato da due, recupera la palla Brunelli, sinistro alto di poco, scambiano ancora il 7 e il 5, poi Brunelli la appoggia per il destro di Manfroi, bravissimo Favale. Rengifo da Paoligno, che dà indicazioni ai suoi, si accentra, poi la conclusione, si salva in qualche modo Gallon sul tiro di Evandro. Gifo, tocco corto, Paoligno, ancora Gallon, tocco per Rengifo che la lascia per il destro di Evandro tra le braccia di Gallon, da Egea, Leitao gliela restituisce, Abdala, Leitao per il mancino, il palo e poi Leitao ribadisce in rete. C'è il gol del Sala Consilina che si porta avanti. Ancora Brunelli da Leitao, gliela ripassa. Altro legno del Sala Consilina, questa volta Brunelli. Va Rengifo allora. Evandro scappa via sulla sinistra, va anche al tiro. Manfroi. Visto Leitao, Favale, poi Manfroi la spinge in porta di testa. Ancora Egea, Brunelli, perde palla, Rengifo, traversa palla sulla linea. Si salva miracolosamente il Sala Consilina. Finta il tiro, poi si riporta la palla indietro. Abdala,
con una finta fa fuori Fioravanti, va Abdala, palo, il terzo del Sala con Silina, ma poi c'è Brunelli che mette palla in fondo al sacco ed è 3-0. Mirafin che però ha altri 20 minuti per cercare di raddrizzare la situazione. Ci prova subito Rengifo, c'è la prima conclusione della ripresa, si oppone il portiere Gallon. Zonta, Brunelli pressato da Paulinho, riesce ad uscire Brunelli che poi se ne va direttamente sfruttando un buco centrale nella difesa della Mirafin e sono 4 per lo Sporting Sala Consilina. Poi Fioravanti, può salire lui, Evandro si accentra, sinistro di Rengifo, si tuffa Gallon alla sua sinistra, blocca la sfera. Rengifo ha provato ad accendersi, Fioravanti, Rengifo, ancora lui, palla che si spegne di poco al lato, impiegato, non ha però brillato assolutamente, molto impreciso. Evandro in rovesciata, un'acrobazia fenomenale ma altrettanto straordinaria la risposta di Gallon con il... Ormai la Mirafin non ha più nulla da perdere. Evandro per Golino che accorcia le distanze, la Mirafin prova a rientrare in partita. Evandro perde la palla, Carducci, Leitao, tocco dolcissimo che finisce in porta, ripristina il quadruplo vantaggio Leitao, 5-1. Evandro, Paulinho si gira, fulminea la girata di Paulinho che non trova la porta di un nulla. Paulinho, Manfroi, tocco morbido per Brunelli che deve solo spingerla in porta e arriva anche la sesta segnatura dello Sporting Sala Consilina. E allora la Mirafin prova almeno a regalarsi una soddisfazione. Gallon in due tempi, para poi il tiro diretto di Gallon, segna anche il numero 1 direttamente dalla sua porta. Mazzaropi, il destro di Evandro, trova Zonta che si sostituisce al proprio portiere, poi corre Leitao, punta Favale e lo supera. Leitao, sono 8 le reti del Sala Consilina. Vince lo Sporting Sala Consilina 8-1 sulla Mirafin, squadra ospite che con questi 3 punti fa un bel balzo in avanti e prova a lasciarsi definitivamente alle spalle la zona retrocessione, nella quale invece rimane invischiatissima la Mirafin, che perde ormai da 9 partite consecutive. E dopo aver visto il servizio, ora è il momento dell'intervista con uno dei protagonisti. Questa sera siamo andati a conoscere Fernando Gomez Leitao che, come abbiamo visto, ha realizzato una tripletta nell'ultima uscita che vale quasi una salvezza per lo Sporting Sala Consilina. Conosciamo meglio Fernando Leitao. Questa sera ospite con noi Fernando Gomez Leitao. Buonasera Leitao. Buonasera. Ecco, sei reduce da una brillante tripletta a Roma contro la Mirafin che ha contribuito al rotondo successo dello Sporting Sala Consilina, una vittoria che sa quasi di salvezza. È una vittoria importante, io... sempre importante segnare, mi piace, però importante più è la vittoria perché questo è un gioco collettivo e la vittoria è troppo importante per questo nuovo obiettivo nostro che era la salvezza. Ecco, un obiettivo è arrivato in corso d'opera perché ad inizio stagione era tutt'altro quello che aspirava ad ottenere lo Sporting Sala Consilina. Del resto tu sei arrivato a metà stagione a dicembre e hai avuto un impatto positivo su questa squadra.
Era un obiettivo nuovo questo della salvezza, perché quando sono arrivato l'obiettivo nostro era il playoff, era andare in Serie A, però è successo tante cose e adesso penso che abbiamo fatto bene per ottenere questo nuovo obiettivo che era la salvezza, e penso che sono arrivato in dicembre, è successo tante cose, cambio di allenatore, un sacco di cose, però penso che l'impatto è stato positivo e io sono felice qui e penso che adesso con più tranquillità e serenità abbiamo riuscito a fare la salvezza. Ecco, Leita, diciamo che ora l'obiettivo è stato centrato quasi, manca per la matematica un punto, ma del resto possiamo parlare del futuro, anche se restano ancora da giocare 3 partite. La salvezza aritmetica potrebbe arrivare già sabato nel match tra Roma e Italpol, nel caso in cui non ci fosse il successo della Roma, arriverebbe anche la salvezza matematica. Questo che significa per voi? Un po' di tranquillità, no? Abbiamo passato questo ultimo mese un po' difficile, tanti giocatori fuori per lesioni, infortuni, e la salvezza era lì vicina e era difficile, però penso che abbiamo fatto bene, penso che le ultime 5 partite abbiamo vinto 4, abbiamo riuscito a fare bene e adesso con tranquillità dobbiamo giocare queste 3 ultime partite, però sempre giocare per vincere e fare il massimo dei punti possibili. Quanto ha inciso il cambio di allenatore, l'età? Veramente io penso che il problema non era l'allenatore. Ha avuto tanti problemi prima e ancora ci sono problemi, però io penso che è facile dire che il problema era allenatori, cambiamo allenatori e è tutto bene. Non è così. Però veramente quando si è cambiato allenatore, diciamo che il clima degli spogliatori è stato un po' meglio, perché Cafu metteva un po' di pressione ai giocatori e con i giocatori è stato C'è stata maggiore libero, tranquillità. un po' di tranquillità, però E no, serenità, il diciamo. problema non era l'allenatore, veramente che non era l'allenatore, e sì, il problema è stato l'allenatore era per stare noi in playoff, però non era il problema l'allenatore, era un sacco di problemi, ognuno c'è sua responsabilità, io, Vito, il presidente, tutti i giocatori, tutti gli staff. Bene, e tu sei arrivato a metà stagione, sei già il vice cannoniere della squadra, Brunelli la guida con 16 reti, tu sei a 9. L'obiettivo tuo è quello di arrivare in doppia cifra ora. Il mio obiettivo adesso è lograre la salvezza, perché un punto bisogna un punto, no? Però io mai la mia carriera è stato un capocannoniere, il pivot deve segnare sempre, però sempre il mio obiettivo è prima vincere, perché l'obiettivo nostro deve essere sempre l'obiettivo collettivo prima e dopo l'individuale. Se riesco a fare gol e arrivare a doppia cifra, bene. Però io cambio di vincere tutte e 3 partite e io non segnare più. Certo, però fare una tripletta è sempre molto bella. Ah sì, sempre. Per un pivot sempre segnare è bello, un giocatore sempre vuole segnare. Però io preferisco vincere sempre e se segno bene, se non segno va bene lo stesso. Se faccio un L'obiettivo è la assist, squadra. sì, sempre obiettivo alla squadra. Se faccio un assist per un compagno mio segnare, per me sono felici uguali, se vinciamo. Ecco, ora c'è una sosta per la Pasqua, poi le ultime 3 partite. Si parte con le Cositi al Pala Cappuccini e Cositi ancora in corsa per i playoff. E magari ottenere una vittoria con questa squadra darebbe, oltre alla salvezza, cioè matematica, anche a voi maggiore soddisfazione per questa stagione che ha dato poche soddisfazioni, diciamo. È vero, no, nostro obiettivo è sempre vincere, se è contro Pescara, contro Eco City, contro Roma, è sempre vincere. Noi queste 2 settimane che abbiamo
cercheremo di allenare bene e per arrivare a migliore forma contro Eco City, veramente che vincere una squadra con la grande come Eco City è bello, però dobbiamo vincere sempre. Siamo quasi alla conclusione di questa stagione e l'età. Tu hai girato tanto nel mondo con il calcio 5. Come ti sei trovato in questa realtà? Sono trovato bene. Questa stagione per me è stato un po' difficile. Ho cambiato di squadra. Era prima Matera, adesso sono qui. Dico che è una stagione per imparare. Le persone pensano che un giocatore con 41 anni che ha girato tanto non impara, però sempre si impara un po'. Questo, poco una cosa, tu non impara per giocare, però impara per la vita. È così che faccio e così che devo imparare per seguire la mia carriera. Ecco, tu hai detto ho 41 anni, hai ancora un futuro, qual è il tuo futuro? Io penso alla partita di Eco City, veramente non penso nel futuro. Veramente sono un po' stanco di stare lontano dalla famiglia, questo sì che mi fa un po' di difficile, però io voglio adesso centrarmi in giocare bene queste tre ultime partite, dopo andare a casa mia, parlare con la mia moglie e dopo decidiamo che facciamo. Non lo so, ancora non lo so, però veramente il calcio a 5 è la mia vita, gioco da 30 32-33 anni che gioco calcio a 5. Per me è difficile dire che non voglio giocare perché sì che voglio giocare, però veramente sta difficile stare lontano dalla mia famiglia e questa è una decisione che devo prima arrivare a Portogallo, parlare con la famiglia e vediamo. Grazie, Leitao. Ah, grazie mille a voi. Ed ora, Angelica, è il Sì, è momento di. arrivato il momento di vedere il prossimo turno. Italpol Tombesi, Benevento Lazio, Cus Molise Academy Pescara Futsal, Fortitudo Pomezia Mirafin, Sporting Sala Consilina Eco City Futsal Genzano, Nord-Ovest Roma riposa invece Active Network Futsal. Ecco, queste gare dopo la pausa pasquale, Sì, infatti si parte bravo. venerdì 22 aprile e lo Sporting dopo oltre un mese ritorna a giocare sul terreno amico del Palacappuccini, campo amico del Palacappuccini e contro l'Eco City che lotta per i playoff, come detto allo Sporting per l'aritmetica salvezza manca un punto, ma diciamo che potrebbe essere già salva dopo la gara di sabato che oppone Roma e Italpol. Bene, con questo lasciamo la Serie A2 e ci occupiamo di Serie D, perché il Real Diano, formazione di San Pietro Altanagro nel Vallo di Diano, ha vinto il campionato anche con una giornata d'anticipo sulla conclusione e una stagione trionfale quella dei ragazzi del tecnico di donna e del presidente Pagliarulo e siamo andati a parlare di questa impresa ottenuta dai ragazzi della Real Diano con il portiere Carmine Boffa e con il laterale Giuseppe Petruccio che abbiamo intervistato. Sentiamoli. Nel Vallo di Diano una squadra festeggia la promozione, si tratta del Real Diano di San Pietro Altanagro che si imposta nel torneo di serie di calcio a 5. Con noi due ospiti questa sera, due protagonisti del campo, il portiere Carmine Boffa e il laterale Giuseppe Petruccio. Buonasera a entrambi. Buonasera, buonasera. Ecco, iniziamo a parlare di questa società che è nata quest'anno. Parliamo subito di questo Sì, progetto. allora la società è nata 3 anni fa, prima del Covid, poi causa Covid, va bene, ci siamo un po' fermati tutti e quest'anno siamo partiti anche un po' in ritardo, però con l'obiettivo di poter giocare i playoff e magari vincere il campionato come è stato alla fine. E siete riusciti alla prima battuta, al primo colpo praticamente, Petruccio, a centrare l'obiettivo? Sì, siamo riusciti a centrare l'obiettivo grazie a una rosa molto competitiva che è stata messa a punto dalla società
è un merito particolare anche al mister Luigi Di Donna, che ha fatto sì che tutto questo avvenisse in modo rapido, in tempi brevi. E lo avete fatto con un cammino pressoché perfetto, al di là di qualche battuta a vuoto. Sì, un cammino quasi pienamente perfetto, solamente una sconfitta e un pareggio, poi per il resto tutte vittorie. Ecco, Carmine, tu hai già giocato in questi Sì. campionati, e come ti sei trovato quest'anno? Quest'anno, devo dire la verità, grazie al mister, i compagni, il gruppo, siamo partiti già con l'idea di poter disputare un grande campionato, poi l'amalgama, gli acquisti di dicembre, quali d'Alto e Cafaro, giocatori come sappiamo di categorie superiori, che hanno dato comunque una mano per il girone di ritorno con il quale abbiamo vinto tutte le partite. Petruccio, ci avete creduto dall'inizio, ma avete temuto di in qualche parte durante la stagione di non vincere il campionato? Beh, l'unica battuta di arresto è stata quella in casa con il Praiano, lì ci siamo posti qualche dubbio, ma relativamente eravamo consapevoli che il campionato lo potevamo vincere noi e perdere noi. Ecco, come diceva anche Boffa, gli innesti sono stati anche importanti a darvi una mano ad una squadra già forte, già competitiva. Sì, perché gli innesti ci hanno aiutato sia in fase con giocatori di movimento come Dalto, che è andato ad ingrandire una rosa già piena di campioni e quindi avevamo un sostituto in più o un giocatore in più, e anche in porta con l'arrivo di Cafaro che ha dato una mano con la sua esperienza a Carmine. Ecco, ora si guarda al futuro. La Serie C2 voi l'avete già giocata, è un campionato sicuramente diverso. Sì, per me sarebbe la prima esperienza, Gerardo, in Serie C2. Sarebbe un grande onore poter giocare e lottare per qualcosa di bello. Ecco, invece tu, Petruccio, già l'hai frequentata, sai che è un torneo più difficile, diverso dalla Serie D, e con quali prospettive ti appresti e vi apprestate ad affrontare questa nuova stagione? Sì, è un campionato molto più difficile, il livello tecnico si alza abbastanza, ci aspettiamo non a essere tra le prime, però nemmeno a essere tra le ultime. Diciamo che vogliamo fare la nostra parte. Quest'anno avete giocato le gare interne a San Pietro Altanagro, il futuro è ancora a San Pietro o si prevede qualche altra sede? Probabilmente la società stava pensando di poter giocare le nostre partite a San Rufo presso il centro sportivo meridionale. Una sede, una location, Petruccio, sicuramente adatta anche alla Serie Sì, C, a categorie certamente. Anche superiori. categorie superiori, sicuramente. Un'ultima considerazione. Cosa vi aspettate per il nuovo anno? Ci aspettiamo un'altra avventura ricca di esperienze da far tesoro, come è stato quest'anno, e di divertirci, perché l'importante è È sempre divertirsi. divertirsi. È la società che sta programmando, se vi ha anticipato qualcosa. Ancora sta pensando un po' ai colpi da poter fare per poter competere con le altre società di categoria superiore. Grazie, grazie Grazie a te. a voi. E prima di chiudere, solitamente non lo facciamo perché se ne occupa l'altra trasmissione condotta da Nicola Senatore Remo Fedullo il giovedì, che si occupa dei campionati regionali di settore giovanile, prima e seconda categoria. E ci soffermiamo questa volta dando un assist ai colleghi Fedullo e Senatore, perché c'è stato questo fine settimana un derby molto sentito nel Golfo di Policastro, la sfida tra il Super Santos Vibonati e il Policastro. Ha vinto la squadra di Vibonati 4-1. Stiamo vedendo alcune immagini di questa gara che è andata in scena al Valentino Mazzola di Vibonati, e vittoria per 4-1 per la squadra vibonatese, che così consolida la sua posizione nella zona playoff del campionato di seconda categoria. Ovviamente se ne parlerà più diffusamente
decisamente più ampiamente nella rubrica dei colleghi Nicola Senatore e Remo Fedullo in programma giovedì. Bene, con queste immagini del derby di seconda categoria Super Santos Vibonati Policastro, terminato con la vittoria 4-1 per la squadra del Vibonati, andiamo, Angelica, anche a chiudere questa 26esima puntata di 105 Sport. Quindi ringraziamo i nostri telespettatori, vi auguriamo facciamo gli auguri di una serena Pasqua e noi ci rivedremo sicuramente lunedì prossimo dopo le vacanze pasquali. Buonasera. Buonasera.